abbiamo le regole per una fresca estate per i nostri amici a quattro zampe. I cani soffrono il caldo molto più di noi. Pensate solo al fatto che loro non sudano e che l'unico modo che hanno per espellere calore è tra la bocca e dalle zampe. Quindi dobbiamo stare molto attenti ai colpi di caldo, perché un colpo di calore può essere fatale. Una delle prime cose da fare è dare da mangiare al nostro amico nelle ore più fresche della giornata, quindi la sera o la mattina. E se non date cibo secco al cane, se non la finisce tutta, evitate di lasciarla nella ciotola sotto il sole al caldo, perché questo crea la formazione di batteri che sono nocivi per lui. Non permettete al cane di camminare su superfici calde. I rilievi della zampa sono ricoperti da pelle sensibile, che si brucia facilmente. Se non avete un giardino dove farlo stare nelle ore più calde, rinfrescate la pavimentazione del balcone dove si trova e cercate sempre di creargli una zona d'ombra. L'abitacolo della macchina, posteggiata al sole e anche all'ombra, può raggiungere in pochi minuti temperature altissime. Non lasciateli incustoditi nelle vetture, neanche per un minuto. Una leggerezza del genere può condannarlo in pochi istanti ad una morte orribile. Se vedete un animale chiuso in una macchina che presenta sintomi come affanno, difficoltà respiratorie, sfossatezza, contattate subito i numeri di emergenza. Assicuratevi che il vostro animale abbia sempre a disposizione dell'acqua fresca, che l'acqua sia facilmente raggiungibile per lui, soprattutto in vostra assenza. Se dovete stare fuori molte ore, posizionate più ciotole nel giardino, in modo tale che non evapori tutta quanta e che una delle ciotole a giro sia sempre all'ombra. E lasciate sempre una ciotola più grande, in modo tale che in quella sicuramente l'acqua non evaporerà. Evitate lunga esposizione al sole, perché possono portare il cane all'ipertermia. Se notate che il cane scotta e fa fatica a respirare, cade a terra ed è debilitato, versategli subito sotto le ascelle dell'acqua fredda e chiamate il veterinario. Non è necessario tosare il pelo, perché al contrario di quanto si pensa, è termoisolante, quindi protegge sia dal caldo che dal freddo. Se proprio avete necessità di tosarlo, non superate i 10 cm, perché una tosatura troppo corta favorisce punture di insetti e ustioni. Se il cane è caldo, bagnategli i plantari sotto le ascelle e la testa. Soprattutto in estate, mantenete una dieta equilibrata per il vostro amico a quattro zampe. Se volete portarlo in spiaggia, evitate che sia al contatto diretto con il sole nelle ore più calde, quindi magari portatevi un ombrellone. Se avete la possibilità, mettetegli a disposizione una piscinetta. È un ottimo investimento, perché rinfresca ed è divertente. E ricordate che nella piscinetta va cambiata spesso l'acqua per evitare la schiusa delle larve e delle zanzare. Facciamo ciao, alla prossima puntata! Ricordate, prima di prendere un cane, chiedetevi perché proprio un cane e perché proprio questo cane. Il cane non va scelto per moda o per simpatia, ma perché le sue caratteristiche sono quelle che state cercando nel vostro compagno di vita a quattro zampe.